pochi secondi a mezzogiorno, buon inizio di settimana in compagnia di TG2000. Subito i titoli di oggi. Difendere la centralità della persona umana, questo Papa Francesco chiede alle nazioni del mondo. Udienza oggi al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Gettati nelle acque gelide del mare di fronte alle coste salentine, almeno una donna somala è morta, altre due disperse, numerosi i casi di ipotermia. Le cosiddette multe a strascico diventano un caso, sono valide le sanzioni fatte attraverso le telecamere poste sul tetto delle auto dei vigili urbani. È morto a 69 anni David Bowie, il duca bianco del rock. Il mondo della musica saluta uno dei suoi interpreti più amati. In apertura subito in Vaticano, allora, per raccontarvi dell'incontro che si è appena concluso, lo abbiamo visto, di Papa Francesco con il corpo diplomatico, ancora una volta l'invito del pontefice a porre la giusta attenzione alla grave emergenza migratoria, ma molto altro ce lo racconta da San Pietro Stefania Squarcia. Ciao Stefania, ben trovata. Buongiorno a tutti voi qui da Piazza San Pietro. Sì, Papa Francesco questa mattina ha appena ricevuto in udienza nella Sala Regia del Palazzo Apostolico Vaticano il corpo diplomatico, cioè tutti gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. La Santa Sede che, vi ricordiamo, intrattiene relazioni diplomatiche piene con 180 stati. Questo tradizionale incontro per lo scambio di auguri all'inizio di ogni nuovo anno è anche l'occasione per riflettere, per fare una panoramica generale sulle emergenze umanitarie di carattere internazionale e sui conflitti in atto nelle vari scacchieri che preoccupano il mondo. Il Papa nel suo discorso stamani ha ripercorso tutti i viaggi apostolici compiuti durante l'anno passato, in particolare ha ricordato l'apertura della Porta Santa di Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana. Sentiamo allora le parole che Francesco ha voluto dedicare a questo evento. L'apertura della Porta Santa della Cattedrale di Bangui ha voluto essere un segno di incoraggiamento ad alzare lo sguardo, a riprendere il cammino e a ritrovare le ragioni del dialogo. Laddove il nome di Dio è stato abusato per commettere ingiustizia, ho voluto ribadire insieme con la comunità musulmana della Repubblica Centroafricana che chi dice di credere in Dio deve essere anche un uomo o una donna di pace e dunque di misericordia, già che non si può mai uccidere nel nome di Dio. Solo una forma ideologica e deviata di religione può pensare di rendere giustizia nel nome dell'Onnipotente, deliberatamente massacrando persone inermi, come è avvenuto nei sanguinari attentati terroristici nei mesi scorsi in Africa, Europa e Medio Oriente. Il tema centrale dunque di tutto il discorso del Papa è stato incentrato sull'attenzione ai drammi sociali contemporanei. Bergoglio ha ribadito la necessità di combattere la cultura dello scarto e di aiutare i più deboli. Inoltre il pontefice è tornato a condannare il terrorismo e la tratta degli esseri umani che cercano di sfuggire alla fame e alla guerra. L'Europa non vacilli, ha esortato il pontefice, sottolineando che tante sciagure si sarebbero potute evitare, rivolgendo un appello accorato a tutte le nazioni del mondo per trovare una maggiore audacia creativa nel percorrere nuove soluzioni. E allora su questo sentiamo un altro passaggio del discorso di Francesco davanti al corpo diplomatico e poi linea allo studio. L'attuale ondata migratoria sembra minare le basi di quello spirito umanistico che l'Europa da sempre ama e difende. Tuttavia, non ci si può permettere di perdere i valori e i principi di umanità, di rispetto per la dignità di ogni persona, di sussidiarietà e di solidarietà reciproca, quantunque essi possano costituire, in alcuni momenti della storia, un fardello difficile da portare.
Desidero dunque ribadire il mio convincimento che l'Europa, aiutata dal suo grande patrimonio culturale e religioso, abbia gli strumenti di difendere la centralità della persona umana e per trovare il giusto equilibrio fra il duplice dovere morale di tutelare i diritti dei propri cittadini e quello di garantire l'assistenza e l'accoglienza dei migranti. E allora, a proposito di questo, dell'emergenza immigrazione e di queste ore, purtroppo una nuova tragedia vicino Lecce, non lontano da Santa Maria di Leuca. È stato trovato il cadavere di una donna, si tratterebbe di una delle tre persone disperse, probabilmente tutte donne che le forze dell'ordine stanno cercando proprio in queste ore, farebbero parte del gruppo di 36 persone di origine somala sbarcato in Italia la scorsa notte a bordo di un gommone finito nelle acque gelide salentine. Altri 4 immigrati del gruppo sono stati trasferiti invece in ospedale a causa di malori dovuti all'ipotermia. Rimaniamo in Italia, ma parliamo di politica. Oggi alla Camera il rush finale del disegno di legge Boschi sulle riforme. Nel pomeriggio infatti sono in programma dichiarazioni di voto finale e votazione finale sul provvedimento. Si tratta cioè del voto decisivo con cui il pacchetto verrà formalmente chiuso. Sarà questo il testo sul quale in ottobre dovranno esprimersi i cittadini con il referendum. Prima però, cioè la settimana prossima, la palla passerà al Senato per l'ok definitivo. Di politica continuiamo a parlare, ma del caso che ha portato nell'occhio del ciclone il Movimento 5 Stelle, in particolare i presunti legami con la criminalità del sindaco di Quarto. È stata perquisita la casa del primo cittadino, intanto arriva l'invito di Grillo alle dimissioni, ma lei, il sindaco, non cede e si dichiara innocente. Sentiamo. I carabinieri a casa del sindaco di Quarto, Rosa Capozzo, e nella sede del Consiglio Comunale. Il primo cittadino, va ricordato, non è indagato. Si cercano su mandato del PM Woodcock documenti che chiariscano le pressioni fatte dal consigliere, lui sì indagato e cacciato dal Movimento 5 Stelle, Giovanni De Robbio. Lo scopo dei militari è trovare prove della tentata estorsione subita dalla Capozzo, ma in queste ore a Quarto si attende un'altra decisione. Il nodo dimissioni del primo cittadino, chiesto ufficialmente dal blog di Beppe Grillo, dai vertici nazionali del movimento. In nottata, quasi all'alba, si è concluso un incontro tra il sindaco e i consiglieri grillini. Al momento nessuna decisione è stata presa, ma nell'arco di qualche ora dovrebbe essere resa nota la scelta della Capozzo, un sindaco che viene definito sconvolto per la pressione arrivata dai media e dal Movimento 5 Stelle. Ma che ha, dalla sua parte, la gente del comune Flegreo, che ieri sera ha manifestato per solidarietà davanti al municipio dove questa mattina ci sono i carabinieri. Noi non vogliamo la camorra all'interno delle istituzioni e per smentire appunto questa falsità che è stata sversata su questa amministrazione. Siamo qui in tanti, siamo una rete. Ci crediamo e andiamo avanti, poi chiaramente farà il suo corso la magistratura, l'ultima parola spetta a loro. Sono qui come tutti gli altri per sostenere la legalità e per sostenere il mio sindaco. Tutto il movimento è a sostegno di Rosa Capozzo perché lei rappresenta un momento di lotta a questo sistema. Adesso ritorniamo in Puglia per un altro caso che sta facendo discutere, cioè il via libera del governo alle trivelazioni davanti alle Tremiti. Il nostro Augusto Cantelmi ha raccolto l'indignazione del presidente della regione, Michele Emiliano. Il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza con decreto le ricerche petrolifere a largo delle isole Tremiti nel Golfo di Taranto e a Pantelleria, dando il via libera alle trivelazioni. Una decisione questa che fa alzare i toni tra le forze politiche anche per l'entità dell'indennizzo. Si tratta di circa 2.000 euro all'anno per procedere alle ricerche di idrocarburi, una superficie di circa 400 km quadrati vicino alle bellissime coste italiane. Sul piede di guerra il governatore pugliese Michele Emiliano, che parla di vera e propria follia. Basterebbe mantenere gli impegni, nel senso che dopo che ben 10 regioni italiane, per la prima volta nella storia d'Italia, avevano richiesto, come prescrive la Costituzione, come consente la Costituzione, un referendum su una legge dello Stato, non era mai accaduto prima, proprio per bloccare queste trivellazioni non concordate con le regioni, perché questo è il punto, eravamo convinti che il governo, avendo presentato nella legge di stabilità
un emendamento, fosse tornato indietro, si fosse pentito, perché il pentimento è un sentimento alle volte molto positivo e istruttivo per l'umanità. E invece ci siamo accorti che era semplicemente una finta. Quindi adesso la strada sempre resta quella del referendum. È sopravvissuto un solo quesito, ma quello ovviamente sarà simbolico, perché quello sarà il quesito sul quale lanceremo a tutti gli italiani la domanda se il governo debba continuare a consentire le ricerche di idrocarburi oppure debba sospenderle. Cambiamo argomento, parliamo del procedimento di estradizione per il Chapo, procedimento di estradizione che è iniziato, lo ricordiamo, il Chapo sarà processato negli Stati Uniti, parliamo naturalmente del super boss del narcotraffico catturato 3 giorni fa durante la latitanza dopo 2 fughe da carceri messicani di massima sicurezza. Le autorità hanno fatto sapere comunque che il procedimento potrebbe durare molto tempo, visto che i legali del Chapo hanno presentato appello per fermare l'estradizione. Le autorità statunitensi vogliono processare Joaquin Guzman per l'enorme traffico di tonnellate di cocaina e altre sostanze stupefacenti, per lo più traffico diretto sul mercato americano. Ma stiamo vedendo, abbiamo visto anche il noto attore americano nelle immagini, Sean Penn, perché? Perché Sean Penn è indagato per l'incontro segreto avuto proprio con Guzman, da cui è scaturita poi l'intervista pubblicata sul giornale Rolling Stone. È stato proprio l'incontro fra Sean Penn e Del Chapo a indirizzare le indagini per la cattura del boss dei narcos. Di nuovo in Italia per parlare delle cosiddette multe a strascico, cioè vere e proprie raffiche di sanzioni comminate dai vigili attraverso l'uso di telecamere montate sulle pattuglie. Ci spiega tutto nel dettaglio Giorgio Schiavoni. Le multe elevate attraverso telecamere poste sul tetto delle auto dei vigili urbani sono valide purché il conducente non sia all'interno del mezzo o nei suoi immediati paraggi. Si chiariscono quindi i contorni del cosiddetto street control che col nuovo anno viene applicato anche a Roma. Da diversi mesi invece è utilizzato in grandi città come Milano e Palermo e in centri di medie dimensioni quali Firenze, Livorno e Foggia. Insomma, la tecnologia contro la sosta selvaggia, ma non solo. L'uso di telecamere collegate alle banche dati automobilistiche consente anche di sapere se il veicolo in questione è stato rubato, se è regolarmente assicurato e se ha effettuato la revisione. Non si tratta semplicemente di combattere i parcheggi in doppia fila, ma di rendere più sicure le strade, punendo chi non è in regola. Alcuni le chiamano multe a strascico. Le videocamere sulle auto della polizia locale infatti riprendono e fotografano le targhe dei mezzi in strada nel raggio di 20 metri. Perché parta la procedura che porta alla multa, però all'interno dei mezzi dei vigili ci deve necessariamente essere un agente. Il procedimento può avvenire a ritmo di 6 verbali al minuto, anche di notte, perché le telecamere sono infrarossi. In poche parole, la pattuglia diventa una sorta di macchina delle multe. Ma prima di arrivare alla convalida della sanzione, gli agenti in ufficio devono esaminare i fotogrammi di prova per accertarsi che il proprietario del veicolo, l'automobilista che ha commesso l'infrazione, non si trovava all'interno dell'abitacolo o a ridosso dello stesso. L'obbligo di legge che impone agli agenti di contestare immediatamente la sanzione rimane ed è l'unico argine alle multe tecnologiche o a strascico che dir si voglia. Ha fatto il giro del mondo l'intervista di Putin alla Bild, intervista in cui il presidente russo ha fatto pressing perché si costituisca una coalizione mondiale contro il terrorismo. L'occasione, appunto, questa intervista alla Bild in cui Putin accusa l'Occidente di esacerbare i problemi fomentando le crisi internazionali. Per Putin, dalla caduta del muro di Berlino in poi si è sbagliato tutto perché, ha detto, altri muri invisibili sono stati spostati nell'Europa dell'Est e non si è riusciti a superare la divisione dell'Europa, sul cui trono, sostiene Putin, avrebbero voluto sedersi da soli NATO e Stati Uniti. L'alleanza non avrebbe dovuto espandersi a Est, dice Putin. E poi ancora critiche per le sanzioni, a suo dire non per aiutare l'Ucraina, ma per contenere geopoliticamente la Russia. Con Antonio Soviero adesso andiamo in Cina, a Hong Kong, per la protesta di piazza contro il governo accusato di aver messo a tacere gli editori anti-regime. Sentiamo. Hong Kong scende in piazza, marcia, protesta per la scomparsa nel nulla da mesi di 5 librai specializzati nella pubblicazione di volumi critici verso il Partito Comunista Cinese. L'ultimo di cui si sono perse le tracce il 30 dicembre scorso è Li Bo, il direttore della libreria K
Causeway Bay Books. Dopo la denuncia del presunto rapimento da parte di agenti cinesi, l'uomo telefona alla moglie dicendo di stare bene, ma curiosamente parla in mandarino mentre i due usano sempre il cantonese, la lingua di Hong Kong. La polizia apre un'inchiesta. Il 4 gennaio la donna ritira la denuncia dopo aver ricevuto un fax nel quale il presunto marito scriveva di essere andato a Shenzhen, città sotto la giurisdizione cinese, di propria volontà per collaborare con certe parti in un'inchiesa che potrebbe prendere diverso tempo. Questa vicenda rappresenta un punto di svolta per la soppressione delle nostre libertà. È la sfida più grave che stiamo vivendo, sottolinea l'organizzatore della protesta. Tra i 5 librai spariti, uno ha anche il passaporto britannico e un altro è cittadino svedese. L'ex colonia di Sua Maestà è ritornata sotto la sovranità cinese nel 1997. Sulla carta avrebbe un'ampia autonomia, ma in realtà ad Hong Kong i tentativi di schiacciare la libertà di stampa sono all'ordine del giorno. Per mesi le strade sono state occupate dagli studenti che chiedono libere elezioni. L'ultimo volume al quale stavano lavorando Li Bo e gli altri, rivelazioni su presunti amori extraconiugali del potentissimo presidente cinese Xi Jinping, un libro che non deve essere pubblicato, evidentemente. Passiamo adesso al trionfo di Ennio Morricone ai Golden Globe. Si tratta del terzo Golden Globe conquistato dal compositore italiano, che oggi ha 87 anni. Morricone ha sbaragliato la concorrenza vincendo per la musica del film di Quentin Tarantino, che lo vediamo, ha ritirato il premio. Morricone infatti non ha presenziato alla cerimonia. È il mio compositore preferito, ha detto Tarantino, e quando parlo di compositori mi riferisco a nomi quali Mozart, Beethoven e Schubert. Ma oggi il mondo della musica è in lutto per la morte a 69 anni, dopo mesi di malattia, del grande camaleonte del rock, il duca bianco, David Bowie. Sentiamo Saverio Simonelli. Guardate lassù, sono in paradiso. Non fossero come al solito assieme struggenti e inquietanti, i versi con cui si conclude l'ultimo singolo di David Bowie potrebbero anche commuoverci. Su un letto d'ospedale, col volto addizzito, il duca bianco sembra prevedere la morte che, per ironia della sorte, seguì di pochi giorni l'uscita dell'album Black Star, Stella Nera, un lavoro che ancora riusciva a graffiare e ad appassionare tanti fan. Nato 69 anni fa, Bowie è stato curiosamente icona rock, pur non appartenendo mai del tutto al genere, non avendo mai raggiunto i vertici delle classifiche di vendite e soprattutto sapendo spaziare tra tanti, svariati e spesso incoerenti ambiti culturali. Del trasformismo e dell'ambiguità ha fatto del resto il suo marchio, spiazzando e divertendosi a spiazzare il pubblico. Ha dato il battesimo al cosiddetto glam rock, ma ha anticipato la new wave, flirtato con l'elettronica, affascinato dai miti degli alieni, ma ha anche sondato la letteratura e le arti figurative, il mimo, il teatro. Dal 97 è stato perfino quotato in borsa con l'emissione dei Bowie Bond, che pare abbiano fruttato qualcosa come 40 milioni di dollari. Il Grammy alla carriera nel 2005 ne ha comunque certificato la statura musicale. Dotato come pochi di una vena melodica mai scontata ma coinvolgente, Bowie ha scritto autentici capolavori. Due album su tutti, Heroes e Lodger. Oggi vorremmo che dietro l'inevitabile preconfezionato gossip lo si ricordasse anche perché dietro tutte le sue maschere ambigue c'era un musicista vero. TG 2000 termina qui con il ricordo di David Bowie, ma io vi lascio con la nostra terza pagina, che oggi ci porta nel mondo dello sport con un'intervista esclusiva a uno dei più grandi narratori di gesta sportive, cioè Federico Buffa. Buona visione.